Bentornati a tutti. Oggi è domenica, 23 luglio, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Gemelli. Confusi e contrariati dalla luna. Se si tratta solo di un weekend al mare, non aspettatevi granché, contrariati dalla luna e da Nettuno, opposti tra di loro, siete talmente distratti e confusi che mandate in confusione anche chi vi sta vicino. Concentrati su vostri problemi interiori e finanziari, non date spazio al divertimento, unica eccezione è il gioco erotico, dove andate fortissimo anche se il sentimento è ancora incerto. Imprevisti da cavalcare, ma con la vostra faccia tosta riuscirete a farlo con la disinvoltura di sempre. Quanto ai guasti domestici e alle grane coi vicini, a tutto c'è rimedio, nel primo caso basterà sfoderare il portafoglio e sostituire il pezzo. Nel secondo agire d'astuzia, invitandoli da voi per una chiacchierata amichevole, infine offrendolo loro una fetta della vostra famosa crostata di mirtilli, compirete il miracolo. La coppia ha programmato un viaggio che sarà rinviato o annullato. Rivali in amore che procureranno amarezze, noia e problemi. Messaggio in arrivo, presto qualcuno potrebbe tornare sui suoi passi e cercarvi ancora una volta. I single rinunceranno, o saranno impediti, a qualche viaggio, possibile per loro anche ritorni di ex fidanzati o ex coniugi. Oggi potrebbe tornare a farsi viva qualche persona che non vedete da tempo e che vi era particolarmente cara, se non è più importante per voi non esitate a chiarire questo aspetto e fare in modo che non si illuda o che vi coinvolga in qualche storia che non vorreste. Momenti lieti in casa. Nuovo ardore o il ritorno di una vecchia fiamma. Ti sentirai sereno e contento. Importanti la casa e la famiglia. La tua capacità di imparare o di insegnare sarà in primo piano. Cercate di conquistarvi nuovamente la fiducia del vostro partner, è un periodo che traballa sotto i colpi delle incomprensioni e dei malintesi. Da parte vostra invece cercate di non essere gelosi se si mostra distaccato e freddo. Non disdegnate oggi il consiglio che vi verrà dispensato da un ariete o da un pesci, vi serviranno per prendere una decisione importante. Novità in arrivo per telefono o per posta. Una vecchia amicizia torna a fare capolino nella vostra vita. Siate sinceri e non nascondetevi dietro una facile ipocrisia. Sarai un po' fiacco. Frequenta persone che ti possono tirare su. Bene ciò che riguarda assicurazioni e pensioni. I nati di giovedì tra le 11 e le 18 potrebbero ricevere un regalo o un'eredità. Piccole entrate saranno capaci di modificare il vostro umore nel corso della giornata, dovrete stare solo attenti a non sciupare tutto questo con qualche spesa non appropriata. Quanti pettegolezzi inutili sul vostro conto, e pensare che basterebbe poco e una piccola dose di buona volontà per stroncarli. Fate attenzione che questi pettegolezzi non diventino calunnia. Impegnatevi di più in quello che state facendo e scoprendovi svogliati e pigri cercate di rigenerarvi. Serata piacevole se passata in compagnia di amici. La mente oggi vorrebbe essere razionale ma non ci riesce, per fortuna è weekend, dunque vacanza per quasi tutti, a parte quelli condannati al lavoro da un'attività improprio che non permette divagazioni. Gioco forza per mantenersi adeguatamente con uno stile di vita decoroso, come piace al sole cancerino che non vi fa mancare nulla, dal food alla casa. Da mettere in conto qualche imprevisto, dono di Urano dispettoso e l'imbarazzo prodotto dalla quadratura della Luna e di Nettuno in conflitto anche tra di loro, lei vorrebbe stare a casa, magari quella di campagna a preparare la marmellata, lui invece, sedotto dal mare, leitmotiv dei romanzi di Salgari, vorrebbe regalarsi un giro in barca o almeno una giornata a pescare sugli scogli, con lo sguardo fisso sull'orizzonte. Amore ed Eros. Di gentilezze a parenti e amici ne fate fin troppe, ma più per senso di dovere e di colpa che per autentico affetto. Anche la famiglia oggi è vissuta come un peso, che vi imprigiona nella rete della realtà, mentre sognate di volare lontano. Nuove prospettive di vita con la persona che avete accanto vi si aprono, Mercurio e Venere vi promettono progetti come matrimoni, convivenze stabili, figli, specie se siete nati nella seconda e terza decade.
può darsi che il cielo odierno vi faccia ricercare una perfezione nel rapporto di coppia, che, forse, nella realtà concreta non esiste. Prendete dalla relazione che state vivendo quel che vi può dare e guardate con fiducia nel futuro. Lavoro e denaro? Domenica Tignoso, per ammazzare il tempo e non ascoltare la vocina interiore che tenta di scuotervi fate shopping a gogo, ma la mente confusa vi fa sbagliare taglia e colore. Tanti progetti in mente ma nessuno davvero attuabile, vi sentite prigionieri delle faccende di casa, già trascurate nei giorni precedenti, troppo caos, così non si va avanti. Con garbo e rispetto di tutte le parti, componete una divergenza nel lavoro, incassando il titolo di mediatori di primo ordine. Fate appello alla vostra razionalità logica per risolvere una questione un po' spinosa in ufficio che sta riguardando i colleghi, alcuni dei quali sono anche vostri amici. Benessere. Compensazione affettiva in pasticceria, ma lo sapete bene che non giova né allo stomaco né alla linea, le lacrime di coccodrillo le verserete poi, intanto godetevela. Denaro? Non vi lanciate oggi a sfidare la sorte al gioco, anche se giocare vi piace molto. La luna vi guarda imbronciata dalla Vergine e non vi dona l'intuito giusto per imbroccare una vincita. Per lei, nostalgia per qualcosa che state lasciando, troppo attaccamento a luoghi e persone oggi vi dà una sensazione di strappo. Per lui, decisioni da prendere con calma su un acquisto o un affitto immobiliare, se il luogo vi convince fissate lì la vostra casa di vacanza. Colore delle emozioni, grigio-verde. Barometro dell'umore, variabile. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 7, finanze, 6, benessere, 6. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.